Prima Fila Magazine. Adesso andiamo al Teatro Celebrazioni, c'è un gradito ritorno perché arrivano nuovamente a Bologna l'11 marzo i Cataclò Athletic Dance Theater con il nuovo spettacolo Back to Dance, ideato e diretto da Giulia Staccioli. Benvenuta Giulia. Ciao, buongiorno. Allora, Back to Dance, dal titolo Il ritorno alla danza. Perché questo titolo in questo spettacolo? Ma è uno spettacolo che è nato proprio con la voglia di tornare su un palcoscenico dopo il periodo che ha condizionato tutti noi appena passato della pandemia. Quindi è stato un ritrovarsi, una voglia di recuperare il piacere di toccarsi, di stare dentro a un lavoro creativo, e quindi è stato proprio una sorta di boccata d'aria fresca dopo un periodo veramente molto faticoso. Immagino che per voi che vi occupate di movimento del corpo, di danza, di coreutica, non poter fare per un certo periodo le prove, gli allenamenti come normalmente dovete fare tutti i giorni, perché altrimenti non si riesce a fare gli spettacoli e le coreografie che fate, sia stato un problema poi. Sì, è stato veramente molto faticoso perché tutto era fermo, tutti eravamo separati, insomma non mi soffermo a raccontare cose che tutti abbiamo vissuto come persone. Chiaramente chi lavora con il corpo, chi lavora con la condivisione quotidiana di uno spazio e di un tempo, è stato veramente difficilissimo. Ci siamo inventati tante cose, però erano veramente comunque distanti dalla nostra vera essenza. Quindi il poter ritornare in sala prove ha significato davvero una grande rinascita, ecco. Senti, parliamo di questo Back to Dance, che cosa c'è di particolare in questo spettacolo? Come lo hai composto? Come dicevo, ci siamo ritrovati in sala con l'idea di ritrovarci, quindi il fatto di volerci ritrovare ha fatto sì che abbiamo un po' ripercorso quelle che è stata un po' tutta la storia della compagnia, che insomma ha quasi 30 anni a questo punto. Quindi c'era tanto materiale dove appunto la fisicità e il corpo e anche gli archetipi, la mitologia, cioè i significati di tante cose sono riapparsi, sono ritornati come elementi molto, molto forti e interessanti. Quindi è stato una ricerca nel passato che ha stimolato poi invece una ricerca sul futuro, per cui uno spettacolo suddiviso su dei temi che sono stati proprio i passaggi che abbiamo vissuto in sala prove. Quindi lo sconforto e la difficoltà iniziale, proprio anche di ricominciare a non aver paura di stare vicino all'altro, per poi ritrovare appunto a livello mitologico delle figure, degli elementi forti e intensi, l'eroismo dell'uomo nel cercare di andare oltre, no, quelle che sono le limitazioni, e poi dopo alla fine invece una sorta di ritrovo anche di leggerezza e di autoironia che fa parte della visione comunque della danza e del teatro che ho sempre avuto e che Cataclò ha sempre presentato. Quindi sono tanti aspetti diversi in un viaggio veramente molto, molto intenso, molto faticoso. I danzatori in scena sono sei, sembrano di più ma sono sei, e tanto, tante immagini, tante suggestioni. Allora, l'appuntamento è sabato 11 marzo al Teatro Celebrazioni con Back to Dance, nuovo spettacolo dei Cataclò Athletic Dance Theater. Giulia Staccioli, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, vi aspettiamo, un abbraccio.